Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della fusione delle Camere di Commercio di L'Aquila e Teramo. Ultima chiamata per questo accorpamento perché il DL Agosto ha fissato il termine perentorio al 14 di ottobre, pena l'arrivo di un commissario. L'assessore regionale Febbo rimarca la necessità per il sistema camerale regionale di chiudere al più presto questo processo di fusione. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il 14 ottobre è il termine ultimo per concludere la fusione della Camera di Commercio di Teramo e L'Aquila e dare vita quindi alla Camera di Commercio del Gran Sasso. Il limite temporale è fissato dal decreto legge agosto varato dal governo, come ricorda l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, il quale parla di un inutile e costoso contenzioso che ha generato solo un grave ritardo al processo di organizzazione del nuovo sistema camerale delle due province. La Camera di Commercio teramana, dice ancora l'assessore, ha bloccato il processo in corso, revocando l'adesione alla nuova Camera di Commercio del Gran Sasso e successivamente presentando un ricorso al TAR contro l'atto di fusione della Regione. Nel mentre anche la sentenza della Corte Costituzionale ha espresso parere legittimo sull'intero impianto della riforma che ha previsto il taglio delle Camere italiane da 105 a 60. Oggi, rimarca Febbo, ad accelerare la riorganizzazione delle Camere di Commercio ci ha pensato il decreto legge agosto che attraverso l'articolo numero 61 ha imposto alle Camere di chiudere la pratica a metà ottobre, pena la decadenza degli organi di gestione e la nomina da parte del MISE, sentita la Regione, di un commissario straordinario. Pertanto, dice l'esponente della Giunta regionale, ci aspettiamo dai due enti camerali gli atti di indirizzo per la formazione del nuovo Consiglio camerale attraverso l'individuazione del numero dei seggi spettanti a ciascuno dei settori economici rappresentati per la nascita della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Come sottolineato in più occasioni, conclude l'assessore, il processo di fusione tra le due Camere, come peraltro già avvenuto tra quelle di Chieti e Pescara, rappresenta il rafforzamento del sistema camerale all'interno del processo economico istituzionale con numeri e posizioni che non possono essere ignorati. Adesso la cronaca: non è stato ancora trovato il corpo di Costantin Katalin Toma, 39 anni, scomparso sabato nelle acque del lago di Barrea, siamo in provincia dell'Aquila, specchio d'acqua che nel punto più profondo raggiunge anche i 31 metri. L'uomo, che si trovava in vacanza con la famiglia, stava facendo un'escursione con un gommone quando ha deciso di tuffarsi, oppure è scivolato, questo non ancora è stato chiarito, davanti ai figli di 9 e 10 anni in un punto del lago in cui il fondale è profondo e roccioso. Lanciato l'allarme, da sabato vanno avanti le operazioni di ricerca condotte dai vigili del fuoco, che sono proseguite senza sosta anche nelle ore notturne, operazioni rese difficoltose a causa della scarsa visibilità in profondità per la presenza di vegetazione, e tra le ipotesi c'è proprio quella che la vegetazione stia trattenendo il corpo dell'uomo. In azione c'è il nucleo subacquei dei pompieri di Roma e di Teramo con l'ausilio del nucleo subacqueo di Firenze, presente anche un elicottero dei vigili del fuoco, squadre di terra e personale di topografia applicata al soccorso, unità quest'ultima specializzata nella geolocalizzazione in ambienti ostili. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo delle elezioni a Chieti. Si avvicinano le elezioni e si avvicina la data del voto. Questa mattina presentazione della lista del Partito Democratico a Villa Frigeri, lista capeggiata dal candidato a sindaco Diego Ferrara. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Segretario, una vittoria per il cambiamento, il Partito Democratico crede fermamente in Diego Ferrara, in questa lista che avete presentato questa mattina. Innanzitutto Diego Ferrara è una persona che nei mesi difficili del Covid ha combattuto con il camice, perché è un operatore della salute e quindi è una persona che parla a questi tempi in cui i cittadini giustamente hanno paura anche di questa fase che è molto delicata, appunto i dati dicono che può ritornare, sta ritornando
aumentando, stanno crescendo i contagiati, quindi avere una persona che è in grado di amministrare ma che è in grado anche di conoscere che cosa serve per difendere la salute dei cittadini è un bene molto prezioso e anche raro, e questo è un grande regalo che noi facciamo alla città di Chieti e che quindi vuole parlare a tutta Chieti. Il Partito Democratico è uno strumento di questa battaglia, ha messo in campo una lista di donne e uomini che conoscono la città, che vogliono rappresentare il nostro progetto, e questo che ho detto anche nella conferenza stampa, questo significa che saranno al nostro fianco le donne e gli uomini del governo nazionale. La presentazione ufficiale della lista apre ufficialmente questa parte finale della campagna elettorale. Diego Ferrara crede nella vittoria, una vittoria al primo turno per il cambiamento. Allora, io sono sempre sincero e diretto nelle mie dichiarazioni. Io lotto per arrivare al ballottaggio. Se dovessimo vincere al primo turno, il che credo in questo momento molto improbabile, ben venga, ci mancherebbe altro, ma penso che arrivare al ballottaggio in questo momento sia l'obiettivo più razionale e più a portata di mano. Il pensare di poterci arrivare, quindi la fiducia di crescere nella città, sta crescendo, ed io sento ogni giorno di più l'entusiasmo non solo dei candidati delle liste della coalizione che mi sostiene come candidatura, ma anche dei cittadini con i quali parlo tutti i giorni, e non solo dei miei pazienti che continuo a vedere tutti i giorni nel mio ambulatorio. C'è fermento, un fermento positivo, e sono ottimista. Restiamo a parlare delle elezioni amministrative, andiamo nel campo opposto, quello del centrodestra, con Fabrizio Di Stefano, che ha presentato il suo assessore esterno alla cultura, nel caso in cui dovesse essere lui ad aggiudicarsi la partita delle amministrative di settembre. Si tratta di Adele Campanelli, dirigente del MIBACT ed ex direttore della Civitella di Chieti. Vediamo il servizio. Ho provato durante tutti questi mesi a allargare il più possibile la coalizione, sono riuscito fino a un certo punto, non completamente come avrei voluto. Oggi è chiaro che partiamo per andare a vincere il primo turno, ma se questo risultato non dovesse essere colto al primo turno, noi continueremo il ballottaggio con la stessa formazione con cui abbiamo fatto il primo turno. Credo che comunque una ipotesi che almeno a seguito dei sondaggi non ci tocca, ma quello che intendo io è partire con una squadra che ci permetta di fare bella Chieti, e allora ho cercato di coinvolgere le persone che qualitativamente possono arricchire questo progetto, e oggi con orgoglio, con emozione e con gioia che annuncio che l'adesione al mio progetto di Adele Campanelli. Penso che a Chieti il nome sia ultra conosciuto, ma per chi non lo sapesse anche da fuori, è stata colei che ha diretto, anzi che si è inventata tutto il fenomeno della Civitella, dallo stellario al museo archeologico. Tutto quello che, per cui ancora oggi viene ricordato, poi è andata via, è andato a recuperare incarichi sempre più importanti, oggi è tornata a Chieti. Tutti sanno che io punto sul rilancio del turismo culturale a Chieti. Con questo elemento ho ancora più certezze che questo obiettivo potrà essere colto. Lei per tanti anni è stata la direttrice della Civitella di Chieti, la cultura di questa città al primo posto per il rilancio stesso di Chieti. Io l'avevo detto nel 2000 che era questa la strada da fare, credo che sia ancora questa la strada da fare. Allora erano prematuri i tempi, il Ministero non era così disponibile a raggiungere accordi con gli enti locali. Io fui la prima a fare un accordo con gli enti locali per costruire un museo, e allora, da allora in poi il Ministero ne ha fatti tantissimi. Adesso politicamente le condizioni ci sono per condividere la gestione del patrimonio e per fare del patrimonio veramente un volano per l'economia locale. E adesso andiamo in diretta da Pescara per parlare di scuole prossime alla ripartenza. In questo
periodo post-emergenziale, anche se insomma tutti ci auguriamo che una nuova ondata non torni, ma è stata più volte annunciata. Comunque andiamo a vedere come le scuole si stanno organizzando e lo facciamo andando all'interno del De Cecco di Pescara, dove c'è Paolo Renzetti in compagnia della dirigente scolastica. Linea a te Paolo. Sì, grazie e buon pomeriggio ai nostri telespettatori, a te Alfredo. Sì, hai detto bene, siamo presso l'IPSAR De Cecco, l'alberghiero di Pescara, nella sua sede principale di Via De Marzi. Siamo con il dirigente scolastico, la professoressa Alessandra Di Pietro. Buongiorno professoressa. Grazie per averci ospitato oggi qui all'alberghiero. Tra l'altro oggi è giornata di riunioni, una è terminata pochi minuti fa, un'altra ci sarà intorno alle 15. State lavorando ormai da diversi giorni per la riapertura dell'anno scolastico. Il 14 di settembre dovrebbe suonare la prima campanella. Usiamo il condizionale perché ovviamente ci sono delle problematiche da risolvere, ma lei è ottimista? Sicuramente noi stiamo lavorando, e non semplicemente da poche settimane, ma direi proprio dalla fine degli esami di Stato, per la ripresa. Noi questa ripresa ci crediamo che sia un segno importante di normalizzazione del Paese, ma soprattutto un segno importante per i nostri ragazzi, perché la didattica a distanza è stata sicuramente un'opportunità importante, perché ha consentito di mantenere vivo il gruppo classe, il senso di appartenenza anche alla scuola. E quindi anche di continuare a fornire il nostro servizio di formazione, sia pure con modalità diverse, ma la formazione è essenzialmente formazione in presenza, perché l'elemento cognitivo non può in nessun modo distaccarsi dall'elemento emozionale, quindi da una condivisione di esperienze umane, e familiari e culturali. E allora noi stiamo lavorando praticamente dalla fine degli esami di Stato, e gli esami di Stato direi che sono stati veramente una prova generale di questa ripresa. E oggi però la sfida è molto più grande, perché noi abbiamo una comunità di 1200 ragazzi, abbiamo 280 fra docenti ed educatori, in quanto abbiamo anche un committo, e circa 100 personale amministrativo, tecnico e ausiliario, cioè 100 ATA. E quindi quello che ci si chiede è veramente di rivoluzionare la nostra struttura organizzativa, e quindi di lavorare, di pianificare la ripresa veramente aula per aula. E noi adesso stiamo per il distanziamento, assolutamente. Se la interrompo, il problema grosso è quello, cioè assicurare all'interno delle aule il distanziamento. Assolutamente sì, le nostre due linee guida sono riprendere la scuola in sicurezza, riprendere la scuola in presenza. In sicurezza significa garantire questo distanziamento così come è previsto dai documenti e dalle norme, e noi lo stiamo facendo perché stiamo realizzando layout di tutte le aule, individuando proprio gli spazi dei singoli banchi, gli spazi delle sedie, e quindi realizzando una nuova forma, una nuova struttura anche di classe. E lo stiamo facendo anche recuperando tutti gli spazi di cui disponiamo, quindi non esistono più aule docenti, non esistono alcuni spazi che noi utilizzavamo anche come momenti di organizzazione, momenti di riunione, ma tutto viene destinato alle aule e alle classi. E qui io direi che è stato molto importante il contributo della regione, il contributo della provincia, perché noi avevamo un'intera splendida palazzina storica, che è la sede di Via Italica, con 21 aule non agibili da alcuni anni. C'è stato un grande impegno sia finanziario sia proprio materiale, e ci saranno restituite tutte le aule del primo piano, quindi ben 21 aule completamente riqualificate, con i lavori che stanno fervendo in questi giorni, entro il 14 di settembre. E questo per noi è molto importante, perché il reperimento di aule è fondamentale. Professoressa, c'è un'altra problematica, sì, che riguarda quella del trasporto scolastico, perché voi avete per esempio tanti studenti pendolari che arrivano da fuori Pescara, e da questo punto di vista dal 14 di settembre, sì, si potrebbe porre quest'altro problema proprio del trasporto, e anche in questo caso ci sono le difficoltà di assicurare il distanziamento.
Sì, la ripresa della scuola chiaramente impatta fortemente sul trasporto, il trasporto pubblico sicuramente. E noi effettivamente abbiamo un grandissimo numero di ragazzi che vengono da fuori. Abbiamo già avuto in provincia vari contatti con la TUA e noi però diamo il nostro contributo, perché qui per riaprire la scuola ci vuole la collaborazione di tutti. Il nostro contributo per quanto riguarda il discorso dei trasporti è uno scaglionamento di orari di ingresso e di uscita dei nostri ragazzi, quindi noi avremo classi che entreranno alle 8:15, classi che entreranno alla seconda e addirittura classi che entreranno alla terza ora, scaglionando così il numero dei ragazzi in movimento da e per la sede. La stessa cosa per quanto riguarda le uscite. Questo chiaramente significa trasformare completamente il paradigma organizzativo della scuola, ma questo anche significa che c'è necessità di risorse aggiuntive, perché se noi dobbiamo realizzare dei grandi protocolli di sicurezza, se noi dobbiamo garantire al meglio la sicurezza dei nostri ragazzi e contemporaneamente la presenza, abbiamo bisogno anche di maggiore personale, quindi di un aumento dell'organico di docenti e di collaboratori scolastici e anche di arredi che siano confacenti e rispondenti a queste esigenze. Il ruolo dei genitori, dei ragazzi per la ripresa sarà un ruolo fondamentale? Assolutamente sì, perché la sicurezza non è semplicemente la sicurezza, la salute, il rientro a scuola non è semplicemente un problema della scuola, della singola istituzione, ma in realtà è un problema di tutti ed è soprattutto un problema che chiama la collaborazione, la condivisione, la corresponsabilizzazione delle famiglie. Le famiglie dovranno monitorare i ragazzi prima che vengano a scuola, dovranno insegnare, educare il più possibile i ragazzi già a casa al rispetto delle regole di sicurezza, della mascherina, del distanziamento, quindi ci dovrà essere una forte collaborazione scuola-famiglia. Noi abbiamo già integrato il patto di corresponsabilità scuola-famiglia con una serie di impegni reciproci che riguardano proprio le misure di prevenzione e contenimento. Professoressa, per chiudere abbiamo visto anche in questa mattinata tanti genitori venire qui presso la sede di Via De Marsi per iscrivere i propri ragazzi al prossimo anno scolastico. C'è fiducia, c'è comunque la voglia di ricominciare, di riprendere l'anno scolastico nel miglior modo possibile. C'è una grande voglia di normalità, c'è una grande voglia di recuperare degli spazi di vita, di formazione, degli spazi di cultura e la scuola fa del suo meglio. Io devo dire che c'è da parte di tutti, di tutte le componenti della scuola, i docenti, i collaboratori, tutti i soggetti che lavorano nella scuola, che sono fortemente motivati e lo dimostra il fatto che stiamo lavorando tutti da giorni in questa scuola come in tutte le scuole da giorni, da settimane. Grazie, grazie al dirigente scolastico dell'istituto. Paolo? Sì, Alfredo. Sì, una domanda Alfredo, rapidissima, flash, volevo sapere che cosa accade nel malaugurato, facciamo tutti gli scongiuri possibili, caso in cui dovesse esserci un positivo a scuola? C'è un protocollo di sicurezza estremamente rigoroso che è stato predisposto proprio nei giorni scorsi, pochi giorni fa, dall'Istituto della Sanità e che riguarda espressamente le situazioni in cui si verifichi una cosa del genere. Noi stiamo già predisponendo alla luce di questo protocollo, nell'intera struttura, ma nei singoli plessi, delle aule che si definiscono di isolamento, dove laddove si verificano situazioni di sintomatologia sospetta potranno essere momentaneamente condotti sia studenti che docenti, poi saranno assistiti da personale con kit di emergenza, si provvederà subito a informare se si tratta di studenti le famiglie, sì che le famiglie possano venire a riprendere i figli, se si tratta di docenti si informeranno loro personalmente le famiglie e poi ci saranno i protocolli attivati dalle ASL. Comunque c'è un rigoroso protocollo di sicurezza che sarà applicato. Grazie allora a Paolo Renzetti, grazie alla preside Di Pietro per averci ospitato nel loro istituto scolastico e chiaramente buon inizio di anno e buon lavoro. Proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso una notizia di cronaca appena
arrivata in redazione. Un 33enne di Teramo è morto nella piscina di una villa a Sant'Elpidio al Mare, siamo in provincia di Fermo, dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici, in tutto una quindicina di persone, su invito dei padroni di casa. L'allarme è scattato dopo le 3 di notte, quando sono stati chiamati i soccorsi. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato per circa un'ora di rianimare Stefano Pirocchi, questo è il nome della vittima. Sul posto anche i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti del caso. Disposta l'autopsia sulla salma e anche gli accertamenti tossicologici. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un malore. Noi adesso ci spostiamo, continuando a parlare di scuola, a Tagliacozzo, dove è stato dato il via libera agli interventi di adeguamento sismico all'Istituto Argoli. L'importo è di 3 milioni e mezzo di euro. Un intervento da circa 3,5 milioni di euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto Argoli di Tagliacozzo. Si tratta di inserire dissuasori sismici che saranno installati alla base delle fondamenta, dove è presente una camera d'aria che permetterà di lavorare in maniera non invasiva e senza sacrificare ambienti fruiti dalla scuola. Nell'ultima commissione edilizia scolastica della provincia, con il presidente De Santis, abbiamo concordato che nel bilancio triennale per l'Istituto Argoli questo finanziamento di 3 milioni 350 mila euro. E è un intervento mirato alla vulnerabilità sismica dell'edificio, lo porteremo a livello di massima sicurezza, quindi a 1. E useremo quindi gli isolatori. È partita già l'avvio della progettazione e ci vorrà naturalmente del tempo per svolgere la fase amministrativa, ma nel 2022 questi 3 milioni 350 sono già nel fondo di riserva della provincia, per cui diciamo il finanziamento è abbastanza certo. Nel frattempo gli alunni continueranno a frequentare l'istituto o saranno spostati momentaneamente? No, perché con gli isolatori praticamente ci lavoreranno mentre stanno dentro le aule. È un intervento non invasivo, sono dei molloni che si mettono dentro e si mettono sotto le colonne di cemento armato, che sono più o meno di 1 metro, e praticamente questo intervento si può fare anche mentre i ragazzi sono a scuola. Poi come comune di Tagliacozzo abbiamo ancora un altro intervento da fare, il cappotto termico e la facciata dell'Argoli. È un finanziamento vecchio di circa 250 mila euro che risale ai tempi dell'amministrazione di Dino Rossi. La gara la fece l'amministrazione successiva di Testa e poi venne bloccata lì, l'abbiamo ripresa. La provincia ci ha messo ulteriori 70 mila euro perché i prezzi naturalmente non sono più congrui, e con l'occasione di questo cappotto si rinforzerà ancora più l'indice di vulnerabilità sismica. Siamo allo sport. In casa biancazzurra si guarda al prossimo torneo, ma anche al rafforzamento della compagine societaria. Indiscrezioni porterebbero a Stefano Pessina, imprenditore pescarese a capo di un colosso mondiale nell'ambito del farmaceutico. Vediamo il servizio. Mentre Massimo Oddo si avvicina a grandi passi alla panchina del Pescara, a livello societario, dopo le voci dei giorni scorsi, potrebbe esserci qualche novità. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, infatti, il presidente Daniele Sebastiani è al lavoro per rinforzare la società e in subordine cedere la maggioranza del pacchetto azionario. E indiscrezioni delle ultime ore portano al nome di Stefano Pessina, pescarese, ingegnere e imprenditore con cittadinanza monegasca. La sua ricchezza al 2019 è stata valutata dalla rivista Forbes per oltre 12 miliardi di dollari, cosa che lo rende il terzo uomo più ricco d'Italia e il 107° al mondo. Pessina, che lavora nel campo farmaceutico, vive fuori dal nostro paese da diversi anni, ma ha mantenuto forti contatti con la sua città di origine, ovvero Pescara. I prossimi giorni ci diranno se questa potrà essere una strada percorribile. Intanto sul mercato la società lavora su due fronti: sfoltire da una parte l'organico e dall'altra assicurare al nuovo allenatore 5-6 giocatori di spessore. In uscita Zappa, Scognamiglio e Drudi. Vincenzo Fiorillo è stato invece richiesto dal Verona. Il portiere del Pescara, legatissimo alla città e ai tifosi, vorrebbe restare in Abruzzo, nonostante l'occasione di tornare però a giocare nel massimo campionato.
E a proposito di massimo campionato, i tamponi ai giocatori del Napoli hanno dato esito negativo e così la rosa azzurra parte al completo da Napoli verso Castel di Sangro per l'inizio del ritiro precampionato. L'unico assente resta quindi Petagna, risultato positivo dal rientro dalla Sardegna, che è attualmente asintomatico ma in isolamento a casa. Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Isai, Malquit, Manolas, Gulam, Koulibaly, Maximovic, Mario Rui, Ramani, Luperto, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osinio, Onas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Tutino, Daniele Gaetano e Mahak. Nel pomeriggio di oggi la squadra di Gattuso farà il primo allenamento nel centro sportivo di Castel di Sangro. Saranno due test amichevoli previsti nel raduno. Venerdì 28 il triangolare Napoli-L'Aquila Castel di Sangro alle ore 17.30 e venerdì 4 settembre l'amichevole Napoli-Teramo alle ore 17. Il ritiro terminerà proprio venerdì 4 di settembre. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo proprio del Teramo. Promette impegno, sacrificio e rispetto per la tifoseria il neotecnico Massimo Paci. Teramo che ha iniziato la preparazione precampionato in attesa di capire come evolverà il mercato in entrata ma soprattutto in uscita. Parto dall'entusiasmo che ho, la felicità che ho a stare qua a provare con tutto me stesso a costruire qualcosa, e quindi parto dall'entusiasmo. Credo molto nel potenziale di questa squadra. Quest'anno si riparte da zero, siamo noi che faremo questa nuova storia. Da calciatore ho giocato contro il Teramo quando ero a Pisa e ricordo il calore del pubblico, difficile da dimenticare, e quindi porto nella mia memoria i tifosi. Per quanto riguarda il mio arrivo qua, è stato il direttore Sandro Federico a contattarmi e ci siamo trovati subito in sintonia su quello che era la squadra, su quello che erano i loro progetti. Credo molto nel direttore, credo molto nella sua professionalità e quindi la nostra filosofia sposa. Ma sicuramente Marco Giampaolo è uno degli allenatori da cui ho preso probabilmente di più, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista morale. Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori. Francesco Guidolin è stato un maestro per me, Ranieri è stato un maestro per me, anche Gasperini, Zeman. A prescindere dal modulo, a prescindere da qualsiasi cosa, sto qua per tirare fuori il meglio da ogni giocatore e per tirare fuori il meglio della squadra, e quindi capisci che se ragioni da calciatore hai la tua visione e non so se arrivi. Insomma, credo che bisogna avere una mentalità molto aperta e capire chi è davanti. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente non mancheremo mai di rispetto ai tifosi, perché so quanto sono importanti. Il mio sogno sarebbe creare un insieme, un tutt'uno tra noi e i tifosi, che possano essere loro da motore a noi, ma noi da motore a loro, in cui si possa creare un'alchimia tra noi e loro. Questo sarebbe il mio sogno. Certo è che i risultati devono essere dalla nostra parte, perché poi posso essere l'oratore migliore al mondo, ma poi sono i risultati che fanno la differenza. Dobbiamo essere bravi noi, naturalmente, con i risultati e con il rispetto che possiamo portare attraverso l'impegno, attraverso la competizione, attraverso tutte quelle caratteristiche che sono fondamentali. Questa è una grande cosa a cui aspiro e cui lotterò con tutto me stesso insieme allo staff, ma quello non mancherà, l'impegno e il sacrificio che io posso dare insieme alla squadra non mancherà mai. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, se volete on demand ci sono i nostri servizi come sempre sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.